Buongiorno cantanti! Oggi ci occuperemo delle figurazioni ritmiche quartina di sedicesimi e terzina di ottavi, alternate. Prima di iniziare il nostro video, non dimenticatevi di mettermi un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio progetto. Allora, siamo sempre in tempi pari e abbiamo quindi una figurazione ritmica regolare che è la quartina di sedicesimi, quindi quattro note in un quarto o in un movimento, e la terzina di ottavi, tre note in un movimento. Allora, se vogliamo eseguire la quartina di sedicesimi, possiamo sentirla in questo modo. Per ogni movimento che faccio della mano, sentirete quattro suoni che corrispondono a taca taca, ok? Quindi proviamo. On, e, do, e, tre, e, quattro, e. Taca 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 taca. Provate voi. Taca 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 taca. Quattro note. Ok, la terzina di ottavi invece, che è una figurazione, essendo in tempi pari, trattandosi di un tempo pari, è una figurazione irregolare con il 3 scritto con la legatura sopra che lega le tre note, per indicare proprio che è una figurazione irregolare, perché come tutti sappiamo non è che tre ottavi facciano un quarto, se la matematica non è un'opinione, però in realtà noi possiamo creare tutta una serie di punti fra una nota e l'altra e riuscire a far stare le cose. Nella musica veramente si riescono a creare delle situazioni estremamente elastiche. Allora, in questo caso noi avremo quindi on, e, do, e, tre, e, quattro, e, tacata, 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 tacata. Questa è la serie di terzine per ogni movimento della mano. Allora, se le vogliamo mettere insieme otterremo un effetto molto interessante. Proviamo. Prima quartina da sedicesimi alternata alla terzina. On, e, do, e, tre, e, quattro, e. Taca 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 ta taca 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 ta taca 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 ta taca 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 ta. Poi allora, naturalmente, io ho tutti questi esercizi così ben posizionati, perché così ben scritti e così ben ordinati, perché me li aveva proposti il mio maestro di percussioni, Corrado Dado Sezzi, che aveva appunto preparato tutta una lista di esercizi molto interessanti per suonare, ma che io ho sempre trovato molto 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 interessanti anche così, proprio come erano proposti per i cantanti, e quindi li ho poi utilizzati per lo studio dello scat, per l'insegnamento dello scat, sempre utilizzati, quindi conservo il mio fogliettino lì sempre uguale, perché lo trovo una fonte estremamente preziosa e ordinata di informazioni. E quindi ringrazio Dado tantissimo per questo. Come i percussionisti, anche noi cantanti, per l'interiorizzazione del tempo, dobbiamo assolutamente usare un metronomo. Io non lo sto usando qui perché in questa stanza ha un suono che è fastidioso, quindi non vorrei che desse un brutto effetto acustico. Però in qualche modo mi serve anche non utilizzarlo per dare un po' il senso di come noi cantanti possiamo provare anche a imparare a darci un tempo con le mani. Logicamente, se non riusciamo a darci un tempo sempre regolare, ma iniziamo a modificare il tempo che ci diamo con le mani, dobbiamo iniziare ad esercitarci come fanno gli percussionisti, senza cantare, ma semplicemente percuotendo da qualche parte o appunto schioccando le dita e con il metronomo, perché il senso del tempo non è per tutti innato, e anche per chi è innato vi garantisco che non è da dare per scontato, nel senso che noi, a seconda dei bioritmi, a seconda di tantissime situazioni in cui ci possiamo trovare, possiamo decelerare o accelerare senza neanche rendercene conto. Logico che chi è più portato a tenere il tempo lo fa molto meno, in modo
più difficilmente percepibile, lo sente un orecchio allenato. Chi invece magari è meno portato si sente tantissimo, ma tutti tendiamo a fare questa cosa. Non a caso i batteristi studiano con il metronomo, altrimenti nessuno avrebbe bisogno di utilizzarlo, tutti lo utilizzano. Quindi suggerisco tantissimo esercizio con il metronomo e con il movimento della mano. Quindi voi vi suonate un 4 con schioccando le dita o facendo così, eccetera, eccetera, e con il metronomo cercate di stare a tempo. Mano a mano che state a tempo con le mani, poi dopo riuscite anche a cantarvi sopra. Per adesso seguite le mie indicazioni, così come ve le propongo nel video. Allora, quindi dicevamo, abbiamo quindi un taka 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 taka. Molto bella la terzina perché dà questo senso di attesa in questa circostanza, perché alterniamo una quartina da sedicesimi, quindi con più note, 4 note alla terzina. Ok. Bene. Proviamo a farlo con un duba duiba. Duba duiba sono 4 note, quindi abbiamo la quartina da sedicesimi. E per la terzina potremmo fare un dabada. Quindi avremo duba duiba dabada 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 voi duba dabada. Duba duiba da bada, duba duiba da bada, duba duiba da bada. Molto bene. Possiamo invertire. Da bada duba duiba 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 da bada. Voi. Ok, molto bene. Allora, quando noi eseguiamo questi esercizi, dobbiamo pensare che poi, in un secondo tempo, potremmo trovarci anche ad eseguirli più lenti o più veloci. Quindi, che ne so, potrebbe essere duba duba da ba da duba duba da ba da duba duba da ba da duba duba. Provate, ea. Oppure 1 2 3 voi. Questo è, per esempio, richiederebbe un cambiamento di fraseggio, tipo per esempio quando ci sono delle frasi molto veloci, si tende a utilizzare dei suoni nasalizzati, tipo dun dun duiba dun duiba dun duiba da bara dun duiba da bara dun duiba da bara dun duiba da, quindi dun 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 dun. Questo suono aiuta molto nella velocità. Dun duiba da bara dun duiba da bara dun duiba da bara dun duiba da bara voi. Bene, adesso se vogliamo prendere sempre la scala blues come riferimento. Ok, quindi proviamo a alternare il dun duiru, che sarebbe appunto la quartina dun duiru. Da bara, quindi sarà dun dun duiru da bara 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 dun
Io spero che questo video sia stato utile e divertente per voi. Mi auguro che vi esercitiate molto e che mi scriviate in caso abbiate dubbi o domande o richieste. Naturalmente, se volete, potete fare lezioni su Skype con me. Io ci sono, contattatemi pure via email o via Instagram o via Facebook Messenger, come preferite. Scrivetemi un commento. Io vi saluto e vi auguro buon canto e alla prossima. Ciao!